Ciao ciao, allora eccoci qui con l'unboxing delle calze della Befana. Vi faccio vedere prima queste qua che, come potete vedere, sono piene di dolci. Vedete? Ci sono dolci e sono queste qui gigantesche, con queste sempre di Barbie ovviamente. Anche qui ci sono tanti dolci, non le svuoto tutte perché sennò ci vorrebbe troppo tempo, il video durerebbe un'infinità. Ecco, qui abbiamo l'ovetto Kinder anche di Barbie. E quindi, vedete, ci sono altre calze. Queste qua mi sono state personalizzate, quindi non è che le vendono già così, me le hanno personalizzate, me le hanno messe in queste calze. Adesso passiamo a quelle dei giocattoli. Allora, questa qui è dell'edicola e contiene 3 magazine, una bambola più 2 sorprese. Qui, allora, ve la faccio vedere perché dopo, siccome queste calze le devo sfilettare, non voglio rompere il cartoncino, ora ve le mostro e poi dopo le deboxiamo insieme e vediamo che cosa esce. Anche se questo qua, vedendolo, il contenuto è uguale per tutte, quindi già so più o meno che cosa dovrebbe contenere. Qui abbiamo un bellissimo artwork di Barbie, Teresa e Nikki, versione principessa Dreamtopia, il logo di Barbie. La calza è fatta molto bella, è molto bella questa calza. Infatti è tutta ambientata appunto a Dreamtopia, nel mondo dell'arcobaleno. E qui abbiamo piccole principesse con grandi sogni, una bellissima Barbie principessa dell'arcobaleno e la sua sorellina Cersei, il logo di Barbie. Dietro la calza è fatta in questo modo, è tutto uno sfondo rosa. Qua abbiamo Barbie principessa del regno dei diamanti, questa calza è venuta a 10,99, il logo di Barbie Dreamtopia. E mentre questa qua dei giocattoli, ve la faccio già vedere così dopo le deboxerò, perché dovete sapere che queste calze hanno questo filo qua in cotone che praticamente è un po' antipatico da togliere, quindi preferisco già toglierlo perché voglio conservarmi il cartoncino. Queste qua ne ho prese 2 perché costavano in offerta 14,99 e contengono, come ho detto già prima, le Fashionistas. Allora, qui abbiamo sulla parte in cartoncino Barbie, Kim e Teresa, il logo di Barbie, la calza glam, e dovremmo trovare appunto una Barbie Fashionistas, un block notice, uno stencil e una scenografia. Poi invece sulla calza, che è molto fashion e glamour, devo dire la verità, mi piace molto, abbiamo questa bellissima Barbie con questo outfit stupendo e la sua amica Nikki. E ovviamente il logo di Barbie, davvero molto belle. E dietro è tutta nera. E qui abbiamo appunto Barbie, e ci invito ad andare sul sito barbie.com e delle varie avvertenze. Molto bello il design di questa calza. Bene, allora io direi di partire ad unboxarle, ci vediamo fra poco. Allora, eccomi finalmente la deboxata, adesso scopriamo il contenuto. Ho dovuto faticare molto, non so perché non facciano tutti come la Hasbro, che è l'unica azienda che praticamente qui ci metti i bottoncini, tu li stacchi e subito fai. Devono mettere questo filo che a me dà proprio fastidio. Allora, scopriamo i contenuti della calza. Allora. Oh, e ancora non si apre, mamma mia. Ecco, allora vediamo un attimo la Barbie. Eccola qui, bella Barbie ballerina. Poi abbiamo il tutù. Vabbè, questo lo terrò come collezione. Poi andiamo a vedere i magazine. Eccoli qui. Allora, abbiamo questo magazine qui. Che è di giugno 2018. Dedicato a Barbie veterinaria. Questo è il magazine classico. Poi abbiamo Barbie Fantasy con Barbie principessa e la popstar Barbie Tori e Kira. Molto bello anche questo, ed è di maggio 2018, quindi non sono molto
diciamo, sono abbastanza recenti più o meno, e questo è Barbie Fantasy di giugno 2018. Poi dovrebbe esserci un'altra sorpresa. Ed eccolo qua, bellissimo questo qui, il set all'agendina di Barbie Principessa e la Popstar. Qui abbiamo sempre Barbie versione Tori e Kira. Molto bello questo design, mi piace un sacco. Questo è il set stationery più braccialetto Barbie Principessa e Popstar. E questa era la calza dell'edicola. Ed ecco la prima calza dei giocattoli. Allora, vediamo un po', sono curiosissima. Allora, questo è lo scenario. Molto bello, poi lo aprirò per metterci delle Barbie che mi potrà servire, quindi molto bella questa sorpresa. Vediamo la fashionista sorpresa, oddio, vediamo qual è. Sì, che bella, wow, una Burby, non ce l'ho nemmeno, bella, bellissima. Che bella, mi piace un sacco, sì. Poi dovrebbe esserci questo set qui. Esatto. E poi dovrebbe esserci il block notice. Sì, per fare la stilista. Questo qui è molto carino. E ci possiamo divertire con questi stencil a creare tanti abiti per Barbie, perché qui dentro ci sono già delle Barbie appunto disegnate. Noi possiamo apporgli questi abiti, che è molto carina questa cosa. Allora, vediamo un'altra calza. Allora, siccome questa calza tutte le sorprese sono uguali eccetto quella fashionista, quindi troveremo sempre questi stencil, il block notice e lo scenario, io direi di passare direttamente alla fashionista e vedere qual è. Speriamo che non sia uguale a questa. E vai! Sì, che bello! Wow, stupenda! Quindi abbiamo trovato una petite e una curvy. Belle, mi piacciono molto queste sorprese. Bene, amici, io vi auguro una buona epifania a tutti voi e alle vostre famiglie. Fatemi sapere se vi sono piaciute le sorprese e voi cosa avete ricevuto. Vi auguro una felice e serena giornata. Ciao ciao!